Ciao a tutti, bentrovati in questo nostro nuovo meetup. Oggi, a grande richiesta, parleremo di Docker e l'incontro di oggi sarà, a cura di, Andrea Morosi, che è un mio collega in BI Digitech Solution, e lui è un data architect e cura, diciamo, tutte le. L'aspetto architetturale e implementativo delle soluzioni che B presenta ai propri clienti. Come sempre vi ricordo di unirvi a noi tramite i numerosi canali Telegram, Discord, Facebook, Instagram, e Twitter. E ovviamente di fruire anche dei canali presenti, dei canali YouTube, dove ci sono tutti i nostri contenuti, le nostre serate. Grazie a Mario, Andrea e a tutti voi per continuare a supportare la community. E grazie anche ai nostri amici che continuano, diciamo, a avere relazioni con noi e ci permettono anche di avere iniziative insieme. Da ultimo si è aggiunto The Red Code, che è un bel blog gestito da Serena Sensini, che vi invitiamo a leggere. Vi ricordo anche l'incontro. L'evento al PyCon 2023, quest'anno dal 25 al 28 maggio. C'è ancora tempo per presentare un vostro intervento, un vostro lavoro tramite, diciamo, lo step di Call for Papers, e sono già disponibili i biglietti. Diciamo in pre-sale dovrebbero essere 60 euro per il prezzo per studenti e 120 quello, diciamo, standard, e potete già, diciamo, acquistarli sul sito di PyCon, e qui c'è il link. Visto che la serata poi tratterà di Docker, vogliamo segnalarvi un libro scritto proprio da Serena Sensini, di The Red Code, che parla di Docker, quindi diciamo, lo potete trovare presso Amazon o comunque altre librerie, ed è un bel manuale ben scritto e molto chiaro, che appunto per chi di voi volesse approfondire è un'ottima risorsa. Bene, possiamo iniziare. Ho introdotto un pochino Andrea, però appunto, diciamo, presentati pure tu e ti lascio lo stage. Grazie per avermi invitato, è un piacere essere qui, grazie a tutti per esserci. E andiamo, direi che la presentazione che mi hai fatto è assolutamente sufficiente. Quindi riprendiamo un attimo il tema e cominciamo. La serata è divisa in due parti, meglio, sono due serate in cui questa prima cominciamo con un overview su Docker, nella seconda invece andiamo, come dire, a toccare con mano quello che vedremo in questa serata. Qui una scaletta di questa serata. Diciamo che per questa serata lo scopo è andare a vedere Docker nella sua forma standalone e nella sua versione Swarm. Che vuol dire Swarm? Docker ci viene fornito out of the box con la possibilità di tirar su cluster di nodi. Quindi noi possiamo utilizzare Docker su una macchina sola o su più macchine, creando il cluster direttamente utilizzando le funzioni native di Docker. Partiamo da che cos'è Docker. Allora, Docker ci mette a disposizione la possibilità di creare dei container.
ovvero delle scatole in cui andiamo a mettere i nostri software, il nostro software in generale, diciamo in particolare perché qui c'è un tema che vedremo più avanti sul scopo del container. Il container quindi è un contenitore che contiene la nostra applicazione, ci fornisce un sistema operativo ridotto che ci mette a disposizione quindi la necessità solamente di configurazioni minime, quindi non dobbiamo preoccuparci di rilasciare un'intera macchina virtuale con tutte le complessità che questa comporta. Ci permette di fare un'astrazione in più rispetto all'hardware e quindi possiamo prendere quello che è stato fatto per un cluster e traslarlo così com'è su un altro cluster, su un hardware differente. Visto che il concetto di container è mettere dentro delle applicazioni, noi possiamo mettere dentro tante applicazioni diverse a formare un intero stack architetturale. Quindi, se la nostra applicazione ha bisogno di componenti esterni, possiamo trovare quei componenti esterni già containerizzati e quindi rilasciarli direttamente come parte del nostro software. La gestione del software è fatta tramite le versioni. Questo è molto utile, per esempio, nel caso in cui io ho, ad esempio, due applicazioni che magari hanno bisogno di versioni di altri software diversi. Penso, per esempio, a Kafka. Un'applicazione ha bisogno di una versione specifica, un'altra applicazione ha bisogno di un'altra versione che non è compatibile. Prima di Docker, questa cosa doveva essere fatta su macchine distinte. Adesso invece possiamo mettere tutto all'interno delle stesse macchine, purché sia in container diversi. Questo però ci porta chiaramente a dover pensare bene l'orchestrazione e la comunicazione tra i servizi. Inoltre, Docker ci mette a disposizione la possibilità di replicare il container, quindi nel momento in cui mi rendo conto che un solo container non è sufficiente a soddisfare il carico di lavoro, lo moltiplico per n e a quel punto Docker mette a disposizione load balancer all'interno e quindi il carico viene automaticamente scalato sulle n repliche. Questo però ci porta a una complicazione dal punto di vista dello sviluppo, cioè dato che il load balancer interno a Docker e noi non abbiamo un diretto controllo su di esso, non è possibile stabilire un controllo sulla sessione. Pensiamo per esempio al login di un utente, all'interazione di un utente con il nostro sito. Nel momento in cui io replico il mio container con il mio sito, ogni volta che un utente chiama il sito, e non ho la certezza del fatto che sarà sempre lo stesso container a rispondere. Quindi l'informazione della sessione deve essere portata all'esterno dell'applicazione per fare in modo che l'utente riceva una risposta coerente. Altrimenti il rischio è che l'utente riceva risposte random a seconda di quale container risponde e qual è lo stato della sessione di ciascun container. Se qualcosa non è chiaro, per favore fermatemi e fatemi domande. Comunque, dal punto di vista del container, diciamo che tendenzialmente il container è ridotto. Che cosa intendiamo per ridotto? La cosa più evidente è il fatto che non abbiamo il multitasking. Non abbiamo il systemd all'interno del container, non nativamente almeno. Quindi tendenzialmente Docker che cosa ci vuole dire? Che un container deve fare un lavoro, un task. Questo non è strettamente obbligatorio. Personalmente la ritengo la scelta più sensata e logica. Teoricamente parlando, qui possiamo intendere il fatto di avere un container per una feature. Possiamo arrivare anche ad avere una singola feature. Sempre nell'esempio del web app, per esempio, io potrei pensare che la gestione degli utenti
avviene all'interno di un container. Tutto il resto del sito avviene su altri container. Nel momento in cui io ho un carico elevato, per esempio perché c'è una registrazione di utenti elevata, io posso pensare di scalare, aumentare il numero di container che si occupano del login, gestire il picco e poi riscalarlo verso il basso. A quel punto la feature gestisce il picco perché viene scalata verso l'alto e verso il basso in maniera concorde e coerente. Chiaramente questa cosa poi si traslerà sugli altri container che dovranno fare la stessa cosa. Dal punto di vista dei criteri da applicare, Docker mette a disposizione una quantità di feature, ma per alcune cose la vita non è facilissima. Cioè, molti software che sono stati scritti fino ad oggi e che sono di largo utilizzo, in realtà non sono, come dire, ben calzanti in quest'ottica della scalabilità. Penso per esempio a Kafka, ma in generale a Hadoop, un po' l'ecosistema Apache. In generale, per questi software è necessario specificare quanti nodi appartengono al cluster. Quindi, per esempio, nel caso di Kafka, io devo specificare, nel caso di Kafka, per esempio, c'è la necessità di Zookeeper, e io devo comunque dire quanti nodi di Zookeeper ho, quanti nodi di Kafka ho, quali sono i loro nomi univoci, e ogni volta che questa informazione cambia, io devo riavviare. Questo, diciamo, è poco Docker style. Ok? Si gestisce, si fa, ma sono necessari pezzi di software all'interno del container in questione per cercare di mitigare questi aspetti. Altro discorso è, per esempio, lo storage locale. Andrebbe evitato, in generale, a meno di utilizzare driver specifici con funzionalità più avanzate, oppure utilizzati solo per dati volatili, per cui se il container viene fermato e viene ricreato da un'altra parte, quei dati comunque non sono sensibili. E Andrea, c'è una domanda. Sì. E Gioele chiede, quindi, diciamo, questo tipo di implementazione si può dire che è a microservizi? Sì. Vedremo più avanti che uno degli aspetti rilevanti è che Docker ha stravolto il concetto di applicazione, perché le applicazioni prima erano monolitiche, quindi un'applicazione era completa, mentre adesso stiamo ragionando il software in modo che per funzionalità sia separato, e quindi sia microservizi assolutamente. Spero di aver risposto alla domanda. E, dal punto di vista degli elementi di infrastruttura, quindi per esempio per i database, immagino, anche per Kafka, può valere la pena di valutare se utilizzare questi strumenti come elementi esterni al nostro ambiente Docker, proprio per il discorso che facevo prima, del fatto di avere configurazioni piuttosto rigide. Per quanto riguarda lo storage esterno, anche qui vale lo stesso discorso fatto prima. Dovrebbero essere servizi pensati per scalare facilmente. Penso per esempio ai cloud provider che mettono a disposizione bucket o anche NFS o cose del genere per avere storage esterno, perché una delle cose che Docker, nel caso di Swarm in particolare, non mette a disposizione in modo nativo è la replica dei volumi. Quindi lo storage per un container si chiama volume, è associato al container. Il container a sua volta è associato a un nodo, a un host fisico,
Non essendoci la replicabilità dei volumi nativamente in Docker, che vuol dire che io nel momento in cui ho un container che si sposta da una parte all'altra, dall'altra parte quando rinasce non trova i dati che aveva lasciato sul nodo precedente. Se immaginate che il container in questione offre il servizio di database, per esempio, capite quanto questo sia drammatico. Quindi, dal punto di vista del cluster Docker, vale la pena di valutare lo storage come elemento esterno. Vedremo poi che ci sono anche soluzioni che permettono di utilizzare lo storage dell'host fornendolo di un opportuno layer. In generale, tutti gli elementi di infrastruttura dovrebbero essere pensati per poter essere scalabili, comunque dinamicamente allocati. Facciamo un esempio. Immaginiamo di dover deployare un'applicazione che immaginiamo formata da una parte di application web e una parte di analytics sui dati della web app. Normalmente questo verrebbe fatto rilasciando delle macchine virtuali, almeno tre, per Kafka e Zookeeper. Kafka e Zookeeper come software potrebbero convivere sulla stessa macchina. Quindi un nodo Kafka e Zookeeper, un nodo Kafka e Zookeeper, un nodo Kafka e Zookeeper. Uno tra questi potrebbe avere Kafdrop, che è una UI per vedere la coda Kafka. Un altro potrebbe essere quello che contiene la web app e l'analytics, è quello che diceva prima Gioele. Qui l'applicazione prima di Docker sarebbe stata un unico oggetto, un unico software. A quel punto la stessa macchina avrebbe potuto ospitare per esempio anche Redis, e quindi siamo a tre macchine qui, quattro macchine per questa, immaginando nessuna alta affidabilità, o magari cinque perché mettiamo questo in cluster con due nodi. Più una macchina SQL Server, più una macchina MySQL, più probabilmente un'altra macchina per Grafana, che è la una interfaccia, una web UI per mostrare delle dashboard. Adminer è un'altra web UI per eseguire query SQL su in generale qualsiasi database. Qui la linea è tratteggiata perché Adminer al momento è in beta per l'utilizzo su SQL Server. Con Docker, tutto questo discorso semplicemente salta. Ovvero, nel momento in cui io ho un cluster Docker, posso decidere di avere SQL Server all'interno del cluster Docker, e quindi ciascuno di questi componenti diventa un container, e quindi il numero di nodi su cui gira diventa un di cui sulle risorse disponibili dal nodo stesso e sull'alta affidabilità che decido di avere rispetto al nodo. Nel corso di questa serata non affronteremo direttamente questo, come dire, lo spacchettamento di questa architettura, ma lo faremo nella seconda serata, quando toccheremo con mano e vedremo direttamente di tirar su esattamente questa infrastruttura. Per ora tenete a mente questa come riferimento e vediamo un attimino più in dettaglio dopo. Quindi, come dicevo, come facevamo prima di Docker? Beh, server e macchine virtuali, poi sono arrivati i cloud provider e quindi cloud services. Chiaramente, come dicevo prima,
gli aspetti, diciamo, legati alle macchine virtuali riguardano soprattutto la complessità nel cloud services. Ovviamente, nei cloud services ovviamente abbiamo, dire, la responsabilità del servizio data al cloud provider. Noi semplicemente forniamo le configurazioni che vogliamo usare, come vogliamo usare quel servizio, e quindi il tutto è abbastanza semplice. Viceversa, per i server fisici e macchine virtuali, lì c'è il controllo completo di tutti gli aspetti, quindi possiamo personalizzare tutto come vogliamo, chiaramente anche l'hardware dei server fisici. Dall'altra parte, chiaramente il mantenimento di un server fisico implica anche la gestione dell'obsolescenza, dei guasti, e, insomma, tutti i costi legati anche banalmente al condizionamento. Inoltre la scalabilità è complicata perché deve essere fisicamente montato il rack, un server e tutto quanto. Il cloud provider ovviamente è il contro, è il costo. Le applicazioni monolitiche e i microservizi. Qui entriamo nel più nel dettaglio che dal punto di vista applicativo. Allora, le applicazioni monolitiche sono quelle che, diciamo, sono state quelle fino al 2013, quando Docker è nato. In realtà il concetto di container non è nuovo. Stiamo parlando del 1979, per parlare della prima forma di containerizzazione. All'epoca si chiamava chroot. Chroot è un software messo a disposizione sugli ambienti Linux che permette di isolare i singoli processi a patto e condizione di fornire all'interno dell'ambiente jailed, cioè l'ambiente ingabbiato, tutti i binari, tutte le librerie, tutte le risorse necessarie all'applicazione, che è una cosa piuttosto complicata. Vedremo che Docker in questo ha avuto, penso personalmente, molto successo perché ha semplificato enormemente questa cosa. Dicevo, dal punto di vista delle applicazioni, i monoliti sono quelle applicazioni che forniscono un software con tutte le sue feature in un unico pacchetto. Quindi potremmo dire, non lo so, Word, LibreOffice o un software di ufficio, ok? Lì tutte le feature sono fornite tutte insieme, girano tutte insieme, le librerie sono tutte lì, il software è quello e tutte le feature sono fornite. Nel caso di software monolitici, una delle pratiche che si è usata spesso, vista applicare un sacco di volte, è anche di aggiungerci altri software a corredo per cercare di limitare al massimo i costi. Sempre nel discorso della web app che dicevamo prima, io ci metto sopra tutto quello che serve per far girare il mio sito, ci metto anche il database, quindi è una macchina che fornisce front-end, application e database, tutto in una macchina virtuale. Questo chiaramente per utilizzare il vostro. Il vantaggio del monolita è che l'applicazione monolitica è che chiaramente il monitoraggio, l'authentication in generale, tutte le componenti trasversali all'applicazione sono uniche. Una volta che io ho fornito queste funzionalità, tutto il software è in grado di utilizzarli. Dal punto di vista dello sviluppo, anche lì tutto lo sviluppo, il test e il debug è tutto centralizzato, il codice, tra virgolette, è tutto lì. Nel microservizio, invece, il concetto è, appunto, come dicevo, applicazioni single task, ovviamente clusterizzate, ovvero scalate perenne. E a quel punto però il software diventa scalabile perché posso moltiplicarlo per feature, come dicevo prima, ma
A quel punto, siccome un software è completo per un microservizio, posso separarlo su repository diversi e quindi avere sviluppatori che lavorano su repository separati e quindi avere N team di sviluppo e quindi moltiplicare, tra virgolette, la forza lavoro sul repository, sul codice. Quindi lo sviluppo è più rapido, anche, diciamo, tra virgolette, anche lo sviluppo è scalabile in questo senso. Chiaramente entrambi hanno dei contro. Nel caso dei microservizi, i layer trasversali che dicevamo prima, per esempio il login, il monitoraggio e l'autenticazione, per ciascun componente vanno messi in piedi. Qui c'è anche un discorso di deriva che potrebbe colpire, tra virgolette, team di sviluppo, per cui potrei rischiare di avere login, monitoraggio e autenticazione sviluppati differentemente per funzionalità diverse. Se i team non lavorano di concerto, potrei avere un'applicazione che logga in un modo, un'applicazione che logga in un altro. Sempre per il discorso anche del fatto che il container è facile da mettere su, più teoricamente anche il cambio di tecnologia sarebbe possibile. Chiaramente c'è una complessità di orchestrazione, perché chiaramente le feature vengono sviluppate separatamente, devono poter comunicare tra loro, devono comunicare tra loro in modo coerente. Nel momento in cui cambio il modo in cui fornisco un feature, devo tener conto del fatto che tutte, come dire, le parti coinvolte, tutti i container che usano la feature che io ho modificato, sono stati aggiornati coerentemente, altrimenti rischio di avere failure in giro a macchia di leopardo. La sicurezza va pensata seriamente, perché Docker mette a disposizione la possibilità di eseguire processi in ambienti sicuri. Però questo non vuol dire che l'ambiente che ci fornisce è sicuro. Qui il discorso è che, per esempio, andrebbe valutato, e secondo me varrebbe la pena di seguire, l'approccio Zero Trust, cioè fornire la cifratura tra i componenti in maniera nativa, in modo che sia il nostro software a ragionare già su un canale sicuro. Chiaramente questo significa, da una parte, questo per le comunicazioni in transito, dall'altra andrebbe gestita comunque la parte di cifratura del dato all'interno dello storage, per garantire anche la cifratura a rest, cioè del dato freddo, diciamo, sul disco. In questo modo garantiremo una sicurezza maggiore. Va pensato seriamente, perché comunque tendenzialmente Docker ci permette di aprire N porte, di comunicare, quindi nel momento in cui un attaccante dovesse riuscire ad arrivare al container, il rischio è che possa poi propagarsi e, nel caso peggiore, arrivare all'host. Chiaramente questo è lo scenario di disastro massimo. Vedremo che il Docker in questo ci mette a disposizione delle tecnologie che limitano molto le possibilità di un eventuale attaccante. Dicevamo, il contro, per esempio, nei monoliti è che lo sviluppo di nuove funzionalità è difficoltoso, perché il software, mano a mano che io aumento la quantità di feature che metto a disposizione, la complessità del codice cresce, e quindi più il codice cresce, più una persona ha bisogno di poterlo studiare prima di poter sviluppare nuove feature e poter andare avanti nel codice.
Il discorso della scalabilità è estremamente complesso, è estremamente difficile pensare di poter staccare un pezzo dal monolito per poterlo portare da un'altra parte. Il cambio di tecnologia poi è praticamente infattibile. Ripeto, immaginate come esempio di arrivare il vostro primo giorno di lavoro in LibreOffice e vi dicono sviluppate questa nuova feature. Da dove cominciare? Quindi il microservizio ovviamente ha reso tutto questo molto più come dire, agile nella sua struttura. Domande? Io me ne ero appuntata una, però te la faccio poi a fine serata. No, dai, dimmi. Perché stavo interrogando la gestione tra un cloud provider verso il server casalingo, no? Uh-huh. E l'aspetto normativo burocratico, per esempio il GDPR in Europa, che i dati devono essere sul territorio nazionale o al più europeo. Un cloud provider mi dà anche la sicurezza di questa gestione? Allora, hai aperto un... diciamo un argomento spinoso, però il discorso è che tu, almeno dal punto di vista normativo, per quello che so io, non sono legale, quindi prendetela con le dovute cautele, però il discorso è che tu devi dichiarare dove tieni i dati. Quindi il discorso è, i cloud provider intanto hanno aperto e stanno aprendo in sempre più posti, Italia compresa. Faccio l'esempio di Azure, per esempio, ha i suoi CED a Milano. Quindi, se il tuo problema è in Italia, la risposta più semplice che mi viene in mente è tu puoi dichiarare che i tuoi dati risiedono nel cloud provider Azure, e risiedono nel data center di Milano, non mi ricordo adesso il numero, e quindi risiedono lì. Dal punto di vista della sicurezza del dato, dal punto di vista del cloud provider, ci sono essenzialmente due scelte. Una è quella di fornire di utilizzare la funzionalità del cloud provider, che il cloud provider ti mette a disposizione, che è la gestione delle chiavi. Quindi Google Cloud, AWS, Azure, quello che sia, generano delle chiavi, cifrano i tuoi dati e poi quando i sistemi richiedono di poter decifrare i dati, gli viene fornita la chiave per poter fare questa operazione. In questo modo il dato è sicuro, nel senso che all'interno delle macchine virtuali il dato è cifrato, quindi un attaccante che entra dentro il CED e sfila i dischi della macchina virtuale, ammesso che questa cosa abbia senso, comunque riesce a rubare i dati del disco, legge dei dati cifrati. Questa stessa tecnologia però può essere utilizzata con la gestione propria delle chiavi. Quindi non è il cloud provider che genera le chiavi, sei tu che generi le chiavi e poi soltanto per l'avvio del disco, a quel punto permetti che il dato venga decifrato. Questo ti permette una maggiore garanzia, perché il cloud provider fisicamente non ha le chiavi per poter decifrare. Ok, grazie. Quindi stessa logica anche per il backup dei dati e tutto il resto. Sì. Sì, assolutamente. Il tema della sicurezza sul cloud provider ovviamente è un tema che i cloud provider si sono posti in primis. Perché chiaramente questa domanda che tu hai fatto, se la sono fatta, enti con
dire, problemi molto grossi di gestione di questo tipo. Vedi banche, vedi assicurazioni. Immagina che succederebbe in casi del genere, no? Sì, grazie. Allora, finora io vi ho detto una cosa sui microservizi. I microservizi forniscono feature. Se siete stati attenti, vi ho detto anche che questo non è un vincolo. Questo è un lampante controesempio di come può essere usato un microservizio. Questa è l'immagine del container GitLab presa dal sito ufficiale di GitLab. Quindi, dentro il container noi troviamo SSH, GitLab Shell, Mundo, Redis, Vitaly, Sidekick, PostgreSQL, Nginx, le pagine di GitLab, tutto quanto infilato dentro lo stesso container. È l'esatto opposto di quello che ho sostenuto fino adesso. Sono impazzito io o è impazzito GitLab? No, nessuno dei due. Qui il concetto è GitLab è la funzionalità che noi offriamo. È GitLab stesso la funzionalità. Quindi viene fornito intero out of the box. Anche perché riuscire a immaginare tutte queste componenti che si parlano tra loro, rilasciate separatamente su container separati e poi in carico agli utenti la gestione della configurazione per farli comunicare correttamente? Immaginate la quantità di segnalazioni sul sito di persone che non riescono a far funzionare GitLab correttamente o hanno anomalie legate a una misconfigurazione dei sistemi. Chiaramente le persone di GitLab hanno pensato: noi forniamo GitLab, non andiamo a spacchettarlo, lo forniamo intero. Quindi questo per dirvi che non c'è una regola in realtà. Qui è una questione di polso, sensibilità, target di persone a cui arriva il nostro container e di che cosa ha senso scalare o non scalare. Cattle versus pet. Fino a qui noi abbiamo parlato di container che vengono creati, distrutti, scalano a modo di fisarmonica. Viceversa, prima con le macchine virtuali con i server fisici o domestici gestiti e coccolati dai sistemisti e dagli applicativi che come dire, tra loro sapevano cosa succedeva all'interno del sistema con scarsissima documentazione perché le persone tra loro si parlavano e tipicamente sistemi che non venivano riavviati mai. Fino a qualche anno, cioè, un po' di anni fa, c'era un piccolo gioco tra i sistemisti che erano le gare di uptime. Si parla di sistemi che sono stati in piedi 10-20 anni senza mai essere riavviati. Ho visto personalmente sistemisti impallidire a valle di upgrade che richiedevano necessariamente riavvii, chiedersi: ma il sistema poi si ripartirà? Perché una volta che un sistema è in piedi per tanto tempo, viene aggiornato in continuazione, perché comunque il software ha bisogno di essere aggiornato, ma non viene riavviato mai. Tutti quegli aggiornamenti hanno corrotto il sistema operativo stesso, oppure tutto funzionerà? Nei casi che ho visto, alcune volte sì, alcune volte no. Quindi questo è
un lato della medaglia. L'altro lato della medaglia è quello che vi stavo accennando prima, che però dire, è l'approccio che massimizza l'utilità di Docker, ovvero trattare il nostro software come cacchio, cioè bestiame. Si distrugge, si ricrea, e non c'è nessun problema. Dice il nostro sistema di deploy, per cui distruggere, ricreare, riavviare non è un problema, perché abbiamo la parte di infrastructure as a code che ci ricrea l'infrastruttura. Quindi eventualmente per le macchine virtuali che formano un cluster Docker, il suggerimento che vi do è utilizzate un sistema di infrastructure as a code, Ansible, Puppet, Chef, quello che volete. Utilizzate i deploy tramite CI/CD, i comandi da Docker sono comandi, li vedremo, via shell, non sono niente di sconvolgente, quindi potete serenamente metterli all'interno di una pipeline di CI/CD, sia essa di GitLab o Jenkins o quello che preferite, e non abbiate paura di fare reboot e deploy. Portate avanti il vostro software e, visto che, come vi dicevo, Docker mette a disposizione le release del nostro software, se la vostra nuova versione ha rotto qualcosa, basta fare rollback alla versione di software precedente. Se avete dubbi, domande, arriviamo un attimino quindi a capire come possiamo mettere in piedi da zero il nostro ambiente Docker. Qui faccio un esempio con nel caso di un'architettura on-prem. Posso pensare di prendere dei server fisici su cui installo il mio sistema operativo. Posso mettere uno strato di virtualizzazione che mi crea un cluster di virtualizzazione su cui vado a rilasciare le macchine virtuali. Ciascuna macchina virtuale con il suo sistema operativo, a quel punto vado a installare Docker. Perché faccio questa scelta nel caso dell'on-prem? Perché chiaramente il server, ogni volta che vedete qui OS, qui significa che stiamo parlando di installazione dei pacchetti, configurazione della rete, configurazione dei firewall, dei dischi, eccetera, 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 degli utenti, di tutti i permessi, è una quantità di lavoro non banale. Quindi nel caso di server fisici, nel caso per esempio di VMware, abbiamo un sistema SXI che è praticamente non ti sentiamo bene Andrea, un sistema operativo minimale che poi viene gestito in maniera centralizzata dal cliente relativamente a basso. Adesso Andrea, non ti sentiamo, ti sentiamo bene, ti sentiamo un po' metallico e salta un po' l'audio. Ti salta l'audio per la connessione, credo. Va meglio? Mi sentite? Sì. Sì, ti sentiamo. Sì. Ok, quindi dicevamo, nel caso di server fisici, dove... Qual è l'ultima parte che avete sentito? Se puoi ripetere questa parte qui è meglio. Ok. Allora, come facciamo a girare Docker? Nel caso dell'architettura on-prem, nel caso in cui abbia dei server fisici, devo installare il mio sistema operativo, a quel punto un software di virtualizzazione, VMware, KVM, quello che preferite, a formare un cluster di virtualizzazione per staccare le macchine virtuali su cui installare il sistema operativo. A quel punto installare Docker. Questo per avere la possibilità, chiaramente si può installare
non il virtualizzatore, ma direttamente Docker sui server fisici, ma in generale, a meno che voi non abbiate un numero sufficiente di server spare da accendere in caso di fault, è meglio appoggiarsi alla macchina, ai vantaggi delle macchine virtuali. Le macchine virtuali possono essere spostate se abbiamo calibrato bene la nostra infrastruttura. Il fault di un nodo non è critico per il sistema, noi manteniamo i nostri nodi, ci permette di avere il tempo di aggiustare fisicamente il server. Dal punto di vista del server fisico abbiamo più scelta dal punto di vista delle architetture possibili. Addirittura esiste per la versione per ARM. Quindi teoricamente Docker può girare anche su Andrea, ti sentiamo sempre malissimo. Continua a saltare la connessione, sentiamo proprio tanto male. Nel caso di server fisici, quindi on-prem, noi dobbiamo installare il sistema operativo e installare un virtualizzatore per fornire le macchine virtuali. Dalle macchine virtuali, a quel punto, una volta installato il sistema operativo, installare Docker. Questo chiaramente per avere la possibilità di spostare le macchine virtuali e avere tutti i vantaggi relativi alla virtualizzazione. Altrimenti l'alternativa è quella di non utilizzare un virtualizzatore ma installare direttamente Docker sui nodi fisici, ma a quel punto avere un numero sufficiente di nodi spare per gestire gli eventuali fault, che nel caso di server fisici ovviamente richiedono un tempo molto maggiore per la risoluzione rispetto alle macchine virtuali. I server fisici hanno a disposizione più architetture possibili per installare Docker, quindi abbiamo l'architettura 64 bit e 32 bit, abbiamo anche la possibilità di avere CPU ARM, quindi anche su Raspberry. I sistemi operativi supportati sono sia Linux, del Mac che Windows. Vale la pena di fare sollevare un punto d'attenzione qui, perché in realtà Docker è un software che nasce per Linux. Quindi per gli altri sistemi operativi dobbiamo fare attenzione, perché non tutte le feature sono trasportate per tutte le piattaforme. Ad esempio, il networking, lo vedremo, è gestito da Docker e Docker ci mette a disposizione la possibilità di cifrarlo, ma non su Windows, per esempio. Quindi, ripeto, attenzione nel momento in cui utilizzate i sistemi operativi, non Linux. Se pensiamo a un cloud provider, il cloud provider ci mette a disposizione delle macchine virtuali, quindi se scegliamo un cloud provider, siamo automaticamente qui, a livello delle macchine virtuali. Il sistema operativo ci viene installato, chiaramente deve essere personalizzato e configurato. A quel punto possiamo installare Docker. L'installazione di Docker non permette nativamente, cioè direttamente, il join al cluster. Ovviamente il join al cluster deve essere configurato. È una sciocchezza nel caso di Swarm, lo vedremo. L'installazione singola quindi permette di lanciare container solo all'interno dello stesso nodo. Nel momento in cui, nel caso di Swarm, pensiamo invece a container che possono spostarsi da un nodo all'altro, questi vengono chiamati service all'interno di Swarm. A quel punto un service è uno più container che viene spostato da un nodo all'altro. Questo chiaramente senza che noi abbiamo controllo su questo, è l'orchestratore Swarm a prendere questa decisione in base ai suoi criteri. Nel caso non vogliamo avere questo livello di
complessità, quindi gestire il sistema operativo, possiamo decidere di chiedere al nostro cloud provider di metterci a disposizione un cluster. In questo caso l'orchestratore non sarà Swarm, ma sarà Kubernetes. Quindi le architetture a quel punto saranno 64 bit, a noi la scelta di che tipo di nodo mettere a disposizione del cluster, quindi quanta RAM e quanta CPU per ciascun nodo, quanti host dal numero minimo al numero massimo, il range dinamico, e a quel punto ci viene rilasciato il cluster su cui rilasciare i nostri container. Una considerazione: se avete sentito parlare di Kubernetes, avete probabilmente sentito parlare dei pod. I pod sono un insieme di container. Nel caso dei pod si usa per esempio il concetto di sidecar, nel caso di Swarm il concetto di sidecar non c'è. Quindi i container sono singoli, sono oggetti non raggruppati per container diversi, quindi quelli che vedete qui rappresentati sono lo stesso container moltiplicato per n, in questo caso per 4. Nel caso di Kubernetes invece i pod possono essere anche di tipi diversi, per questo si parla di sidecar, perché si parla del container che contiene il servizio e di un container d'appoggio che eroga una funzionalità per quel container. Dubbi, domande fino a qui? No, grazie. Quindi, Docker. Docker è un servizio a tutti gli effetti sulla macchina. Docker è un servizio che gira in background. I container che vengono creati all'interno di Docker sono dei processi figli di quel servizio, che a loro volta girano in background. Quindi, responsabilità di Docker è far girare questi container, comunicare eventualmente con gli altri nodi Docker che formano un swarm, e gestire il networking, il computing e lo storage che eredita dall'host. Quindi, come noi abbiamo questi componenti all'interno dell'host, in realtà possiamo gestire separatamente questi componenti per ciascun container all'interno di Docker. Cosa vuol dire? Dal punto di vista del computing, significa che noi ereditiamo il kernel del sistema operativo, dell'host che ci ospita, però di quel kernel noi in realtà non vediamo tutto il kernel. Viene staccata una sezione di kernel che si chiama all'interno del nostro namespace di Docker. Questa funzionalità per il kernel si chiama cgroup, nel caso di Windows e l'Object Manager. Questo ci permette di separare lo spazio del kernel in modo che i nostri container girino in un ambiente segregato. Come dicevo, è un servizio che attiva i processi in background. Dal punto di vista del networking, facciamo un attimo breve ripasso della pila ISO-OSI. A livello più basso abbiamo il layer fisico, quindi parliamo proprio dei segnali elettromagnetici che passano o sui fili o nell'aria. Il livello successivo è quello del link, ovvero il MAC address della WAN. Qui Docker si attesta. Qui avviene il primo interfacciamento tra Docker e l'host su cui sta girando. Docker crea un bridge con l'interfaccia dell'host e usa quel bridge per comunicare con l'esterno. Dopodiché, a livello successivo, abbiamo il layer di network, quindi abbiamo il protocollo IP, quindi
l'SMP. Qui Dogger utilizza il Network Address Translation e il Port Address Translation per mettere in comunicazione il container con il mondo esterno, il mondo esterno con il container. Vedremo in dettaglio questa parte. Per ora basti sapere che un container ha un suo IP, chiaramente l'host su cui risiede, su cui Docker sta girando, ha un suo IP, quindi Docker si preoccupa di fare la conversione dal punto di vista dell'address, quindi l'indirizzo IP, tra l'IP dell'host e l'IP del container. Inoltre, gli IP vengono chiaramente gestiti all'interno di Docker stesso, perché è Docker stesso che assegna gli IP a ciascun container che viene staccato. Esiste il concetto di PAT, Port Address Translation, ovvero un container eroga un servizio su una porta. Immaginiamo la porta 80 perché è il nostro solito server web. La porta 80 viene trasformata in un'altra porta, immaginiamo la 1000, la 10.000, ok? Quindi la porta 80 diventa la porta 10.000 sull'interfaccia dell'host esterno. Quindi esternamente io, per comunicare con il mio container che ha IP 172.20.01, io chiamo l'IP del mio host 192.168.1.20 sulla porta 10.000. Sarà Docker che si prenderà il compito di ritrasformare questi indirizzi e questa porta per andare a puntare il container giusto. Come dicevo prima, il container può essere replicato, quindi l'IP potrebbe non essere quello corretto. Scusate, quello corretto, quello che vi ho appena detto, perché se quel container è replicato, potrebbe non essere quello che risponde, ma un altro. Gli altri layer che vedete qui rappresentati, Transport, Session, Presentation, Application, sono tutti in carico poi ai container stessi. Scusate, qui c'è da dire che Docker mette a disposizione dei driver specifici, ovvero la documentazione è preferibile utilizzare l'overlay o il bridge. Il bridge in realtà è da preferirsi soltanto in casi particolari per cui la prestazione è particolarmente rilevante, perché in realtà ci limita un pochettino dal punto di vista del swarm, nel senso che a quel punto io vado ad attaccare al bridge dell'host fisico e sono un po' più in difficoltà nell'ottica del cluster, della distribuzione del traffico sul cluster. Viceversa, l'overlay permette di fare un mesh all'interno della rete, per cui io posso chiamare un nodo qualsiasi del mio cluster, purché sulla porta del servizio. A quel punto è Docker che, sul nodo che io sto chiamando, riceve il traffico in ingresso, lo gira all'host che detiene un container per quella porta, risponde, riceve la risposta e la rigira a noi. Dal punto di vista del networking, direi che in linea di massima questo vi dà un po' un'idea di come funzioni sia il nodo singolo che il swarm. Passiamo quindi allo storage. Non state facendo domande, quindi immagino che sia tutto chiaro fino a qui. Nel caso di storage,
distinguiamo ancora nel caso di storage locale, quindi Docker mette a disposizione tre tipi di storage separati. Uno è il volume, completamente gestito da Docker e all'interno del di quello spazio che dicevamo prima, gestito da Docker all'interno dell'host, separato dall'host. Può avere driver specifici anche lui, basati su anche qui funzionalità, ma qui c'è anche l'aspetto dei vendor, per cui per esempio alcuni vendor mettono a disposizione il loro hardware con driver diretti per Docker, oppure è possibile utilizzare i bin mounts. Questo che vuol dire? Che noi non siamo più all'interno di quella bolla che dicevamo, ma siamo all'interno del kernel dell'host. La prestazione di scrittura è maggiore, ma deve essere montata una cartella che deve risiedere come full path all'interno dell'host stesso. Questo significa che nel caso di Swarm, quel path deve esistere attraverso tutti gli host. Nel caso abbiamo bisogno di dati volatili e veloci, possiamo fare un TMPFS mount che praticamente prende un pezzo di RAM e la monta come un file system all'interno del container. Questo è per esempio il metodo con cui vengono caricati i secrets. Ci sono sono delle variabili particolari, per cui sono le configurazioni, i dati, tra virgolette, sensibili dell'applicazione, quindi le configurazioni, le password, cose del genere, per cui io posso definire i secrets all'interno di Docker, quindi Docker conosce i miei secrets, conosce le mie password, e quando monta, avvia il container, monta questo TMPFS nella var run secrets, e mi mette a disposizione quei secrets caricandoli direttamente dalla RAM. Quando il container viene distrutto, ovviamente, questi svaniscono. Nel caso di storage esterno, ovvero nei casi un po' più tipo produzione, lo storage è un oggetto esterno, quindi prendo un NFS, condivido il file system all'esterno del container del mio cluster e permetto ai miei container di montare questa posizione remota. Oppure posso utilizzare min.io, che praticamente permette di utilizzare i bucket come object store e storage utile per creare dei volumi che però a quel punto risiedono in cloud provider. Altra soluzione che personalmente ho provato è GlusterFS. Gluster è un software che, presa una directory, un disco o comunque uno spazio disco su una macchina, permette di definirlo come brick, cioè come mattone. A quel punto, forniti gli stessi brick, quindi gli stessi spazi disco, su tutti i nodi del cluster, permette di creare un'entità logica comune a tutti i nodi del cluster, per cui qualsiasi scrittura viene automaticamente replicata su tutti i nodi. Questo permette di avere un file system direttamente replicato su. Adesso saltiamo un attimino all'interno del container. Da cosa è fatto un container? Un container è fatto di immagini, ovvero di solito nelle immagini si parte da sistemi operativi,
quindi diciamo a livello un po' più basso sono a disposizione diversi sistemi operativi, Alpine, Ubuntu, CentOS, la vostra, insomma, distribuzioni diverse, oppure dall'immagine di applicazione. L'immagine di applicazione chiaramente è un'immagine di sistema operativo su cui è stato installato un software specifico. Voi però dovete fare attenzione, perché il software di sistema operativo molto probabilmente è stato corredato di script che ne alterano il comportamento. L'esempio più ovvio è l'utilizzo delle variabili ambiente. Nel momento in cui io prendo, non lo so, MySQL per esempio, quali sono le informazioni che sono necessarie per permettermi di utilizzare MySQL? La password di root e eventualmente un DB da creare in partenza. Queste possono essere variabili in ambiente che vengono fornite, che vengono richieste a voi per essere fornite all'immagine, in modo che l'immagine venga avviata e configurata come voi l'avete richiesta. Questo significa anche che l'immagine potrebbe essere quella ufficiale, per cui magari le variabili sono dei default, oppure potrebbero essere delle customizzazioni di altre persone. Perché, per esempio, viene anche creato un utente applicativo che ha soltanto permessi di select, insert e update, ma non di drop delle tabelle. A quel punto magari vengono aggiunte delle altre variabili, viene modificata la struttura dell'immagine ufficiale, viene aggiunta una funzionalità in più, l'immagine è diversa, le variabili d'ambiente sono diverse. Questo per dirvi che quando troverete i nomi delle immagini all'interno delle liste dei repository di Docker, fate attenzione a quali immagini cercate, a quale documentazione vi affidate, e se cambiate immagine non aspettatevi di trovare le stesse cose. Chiaramente le immagini conterranno anche le nostre applicazioni. Come facciamo a costruire la nostra applicazione? Beh, prendiamo un path in cui creiamo il Docker file e mettiamo la cartella con la nostra applicazione. Questo è un esempio di come può essere fatta questa operazione. Quindi, all'interno del Docker file, che cosa scriverò? Prima di tutto, da dove parto? Quindi, qual è l'immagine di partenza che sto utilizzando per la mia versione del software? In questo caso Ubuntu 22.10. A questo punto eseguo il comando all'interno del Ubuntu 22.10. Questo è esattamente identico a voi che eseguite nella shell questo comando. L'unica accortezza che dovete avere sempre è il fatto che il comando deve essere completamente autonomo. Non deve esserci mai necessità di intervento umano. Questo perché ovviamente Docker a quel punto non saprebbe come andare avanti. Nel discorso che facevo prima, ovvero il cattle versus pet, in realtà la vostra pipeline di CI/CD a quel punto si bloccherebbe. Quindi in questo caso gli sto chiedendo di fare l'aggiornamento. L'aggiornamento consideratelo sempre un passo necessario, l'aggiornamento dei repository applicativi, perché i container, per occupare meno spazio possibile, vengono forniti senza il DB contenente le informazioni sul software. Quindi queste in prima istanza devono essere aggiornate. A quel punto installiamo per esempio Python 3 con pip. A questo punto creiamo il nostro virtualenv, per esempio, installando Flask e Pandas. Add permette di trasferire
dei file all'interno di questa cartella all'interno del path nel mio container. Se quel path non c'è, viene creato. Una considerazione su questo, tenete a mente che il path in cui decidete di far girare il vostro software, scusate, in cui girate, fate girare la build, è considerato il context di riferimento. Quindi quando poi utilizzate questa sintassi qui, fate attenzione perché vi trovate qui dentro. A questo punto abbiamo installato Python, abbiamo installato le dipendenze, abbiamo messo l'applicazione all'interno del container. Dobbiamo dire al container che cosa deve eseguire. In questo caso, entry point, quindi dentro il mio env, lancio il main.py. Anche qui una considerazione sull'entry point. Il container, considerate sempre che il container è in esecuzione se e solo se questa applicazione che è dichiarata nell'entry point è in esecuzione. Quindi facciamo un esempio. Se questo entry point fosse stato ls slash, ovvero lista la cartella di root, questo container che cosa avrebbe fatto? Avrebbe installato e caricato tutti i miei file. A quel punto avrebbe fatto ls slash lista i file e poi ritorna a redo code 0. Quindi l'applicazione esce, quindi il container si ferma. Il risultato netto è che io vedo il container che sale e poi muore. È il comportamento atteso. Viceversa, se io voglio che il container rimanga up running, a quel punto faccio un loop infinito, per cui la mia applicazione gira e stampa Hello World ciclicamente, per esempio. A quel punto la mia applicazione sale, stampa Hello World all'infinito e il container rimane up running. Come dicevo, questo è un esempio per cui abbiamo fornito una cartella MyPath con il Dockerfile e la cartella contenente il mio applicativo. Per buildare la mia immagine, a quel punto faccio la Docker build e do il tag, ovvero il nome, alla mia immagine. Due punti e il numero di versione. Punto, qui si intende il context MyPath, quindi la build viene fatta all'interno di questo path. Anche qui una considerazione sul tagging. Considerate che i tag possono essere più di uno, quindi potete taggare più volte la stessa immagine. E dovete considerare anche che questa sintassi in particolare funziona per un nodo singolo, ma non funziona nel caso dello swarm, perché Docker mette a disposizione un registry locale dove mette le build che facciamo noi come utenti, e quindi nel momento in cui io faccio la build di un'immagine su un host, questa immagine con questa sintassi viene salvata sull'host in cui è stata fatta. Nel momento in cui io tento di far partire questa immagine come service, quindi attraverso tutti i nodi del cluster, gli altri nodi del cluster potrebbero rispondermi: io non trovo questa immagine all'interno dei repository ufficiali. Perché Docker o trova l'immagine a cui voi vi riferite all'interno del suo registry locale, o tenta di connettersi a Docker Hub registry pubblici. Potete configurare questo comportamento, però nel caso in cui abbiate a disposizione uno swarm,
dovreste mettere su un registry come container, come service all'interno del vostro Swarm e far puntare le vostre immagini a quel registry. Questo in particolare lo vedremo più in là. Domande fino a qui? Andrea, te ne faccio una io. Non so se ti è capitato, ma ad esempio se io nella mia applicazione ho l'immagine di MySQL, no? Uh-huh. E poi diciamo, siccome appunto la trovo diciamo nel registro Docker e viene mantenuta, immagino, da Oracle, uh-huh. E poi c'è una versione successiva, viene rilasciata e io ovviamente cerco di aggiornare. Con questa nuova immagine, cioè io il lavoro di configurazione, diciamo, sulle immagini già pronte di cui parlavi prima, lo devo rifare, cioè, oppure c'è la possibilità di partire dalla mia immagine vecchia e ad esempio, non so, ho già i miei ruoli, ho già i miei, diciamo, le mie variabili d'ambiente. Allora. Oppure appunto mi tocca rifare questo lavoro. Allora, qui c'è un discorso di continuità, nel senso l'immagine di MySQL ti viene fornita, quindi c'è un team che ha deciso che le variabili d'ambiente sono quelle. È comunque loro responsabilità cercare di fornire agli utenti, ai fruitori delle immagini, la continuità necessaria. È chiaro che se cambiano le feature in modo drastico, magari questa cosa non è possibile. Però, in generale, dal punto di vista dell'environment, quindi delle variabili d'ambiente che vengono utilizzate dall'immagine, verosimilmente puoi aspettarti che ci sia continuità. Viceversa, per quello che riguarda la versione dei dati, quindi la versione del data file all'interno del database, lì in realtà il discorso è più delicato, perché in realtà stiamo parlando di software che avanzano di versione. Quindi in realtà, nel caso per esempio di MySQL, varrebbero comunque le indicazioni di migrazione che ti vengono fornite da MySQL stesso. Tipicamente dentro la pagina di MySQL trovi delle pagine che parlano proprio delle migrazioni da una versione all'altra e degli eventuali accorgimenti da prendere nel momento in cui si passa all'altra. In quel caso, dal punto di vista dei dati, è come un avanzamento di versione del software. Quindi, se è un cambiamento che non ha impatti sui tuoi dati, lo puoi fare. Nel caso in cui invece sia un cambio di versione, tra virgolette, pericoloso, devi prendere tutti gli accorgimenti del caso. Ma quello poi diventa, tra virgolette, responsabilità di MySQL darti queste indicazioni. Ok. Non so se è chiaro. Sì, sì, sì. Grazie. Niente. Ora, abbiamo visto come si creano le immagini, una piccola overview su come si possono buildare le immagini, ma io, come dicevo nella prima slide, quando vi ho fatto vedere l'architettura d'insieme del nostro caso d'esempio, voglio generare tanti pezzi, tanti container e metterli tutti insieme a formare un'unica applicazione organica. A quel punto ci viene incontro il Compose. I Dockerfile e i Compose hanno sintassi diverse. Nel caso dei Compose siamo all'interno di un file YAML. Compose è fatto essenzialmente di quattro parti. Poi ciascuna di queste ha le sue peculiarità e ciascuna di queste ha le sue differenze.
versioni diverse del Dockerfile, del Compose, hanno sintassi diverse, quindi fate sempre riferimento alla versione che state utilizzando. Quindi la versione è semplicemente appunto la versione della sintassi che stiamo utilizzando. Poi troviamo la sezione relativa ai volumi, che ci permette la definizione dei volumi, la parte delle network per le network e la parte dei service, che praticamente è la lista dei compose, la lista dei container che noi vogliamo rilasciare con i riferimenti alle network e ai volumi, più tutta un'altra serie di informazioni, ma questo lo vedremo in dettaglio. Quindi allacciamo le cinture e partiamo. Vediamo che succede su un host appena con Docker appena installato e proviamo a far partire qualcosa. Proviamo a fare uno swarm e vediamo che succede tra prima e dopo. Quindi io mi sono preparato tre macchine virtuali. Andiamo sulla prima. In questo c'è il codice che trovate nei repository che vi sono stati segnalati da Davide. Quindi, per prima cosa, non lo faccio semplicemente per non farvi perdere tempo. Ho fatto questo, ovvero ho installato Docker. Questo non è assolutamente niente di speciale, è fatto un copia e incolla dalla documentazione ufficiale di Docker. Fate sempre riferimento alla documentazione ufficiale di Docker, perché comunque Docker è un qualcosa di vivo, quindi può cambiare nel tempo e vale la pena di seguire questi cambiamenti. Allora, chiediamo a Docker informazioni su se stesso. Quindi ci dice che non abbiamo container, ci sono 8 immagini. Da qualche prova evidentemente non ho cancellato immagini precedenti. Utilizza SystemD come cgroup driver, quindi la gestione della separazione degli oggetti all'interno del kernel è demandata a SystemD. Per i volumi abbiamo a disposizione il driver locale, gli altri driver eventualmente dovrebbero essere installati con il plugin. Viceversa, per il network ho a disposizione questi. In generale, questo host è praticamente l'utilizzo dell'interfaccia diretta dell'host senza isolamento, quindi anche nel caso del single node tendenzialmente è sconsigliata. Il bridge, anche qui come dicevo, c'è un miglioramento di prestazioni, ma poi abbiamo delle limitazioni dal punto di vista dello swarm. Quindi la scelta, a meno di appunto necessità particolari, è l'overlay, ovvero la mesh che ci mette a disposizione Docker. Che altro dire? Vedete, in questo caso il registry di riferimento a questo. Dopodiché qui c'è una piccola modifica che io ho fatto. La vedremo più avanti, però io qui ho dichiarato dei registri non sicuri che in realtà sono se stesso. Questo perché, lo vedremo a breve, creerò un registry all'interno dello swarm.
Allora, vi avevo promesso di vedere Compose. Eccolo qua. Davide, si vede bene? Leggibile? Sì. Ok. Magari se riesce a zoomare un attimo è meglio, così non rimane un po' piccola. Non ho capito se... Ok, meglio, grazie. Quindi, come dicevo, la versione in questo caso 3.6. Definisco dei volumi locali, in questo caso per Grafana, MySQL e il registry. Definisco delle network di overlay, assegnandogli un nome. Quindi, in questo caso, tre network, una per il back-end, una per il front-end e una per il service. Quindi andiamo a definire i servizi. In questo caso cominciamo proprio dal registry. Quindi io gli sto chiedendo il registry, gli sto chiedendo di dargli lo stesso hostname che gli do nel nome. In realtà questo è una ridondanza. In realtà l'hostname, qui stiamo forzando il fatto che il container può non avere lo stesso hostname del servizio nel caso in cui venga replicato, ma nel momento in cui chiamiamo il servizio di rete risponde con il nome del servizio. Il container può avere un nome qualsiasi, tipicamente una stringa casuale. Nelle network lo assegniamo alla rete di servizio e qui in realtà viene fatta questa esposizione di porta, ovvero quello che vi dicevo prima sul fatto di fare PAT, port address translation, cioè il servizio registry eroga servizio sulla porta 5000. Io quella porta 5000 la trasformo nella porta 25000. Quindi la porta 5000 è la porta su cui vado a chiedere il servizio all'interno di Docker per quel container, quindi vi quel container sulla porta 5000. Se invece chiamo l'host, all'host devo chiedere la porta 25000. Poi sarà Docker a prendersi la briga di trasformare il traffico di rete perché io possa raggiungere quel container. Al container associo un volume, quindi registry data che ho definito in testa, viene montato la varlib registry. Quindi questo punto di mount in realtà è associato a quello che per il container è un disco, ovvero registry data, per Docker è il volume. In più definisco delle policy di deploy, quindi la policy di restart è: in qualunque condizione prova per 3 volte a distanza di 5 secondi con una finestra temporale di 120. Voglio un container soltanto per questo servizio, lo metti nel nodo che ha ruolo manager. Come dicevo, Docker mette a disposizione lo Swarm, che è un cluster molto semplice da metterci. Il comportamento qual è? Il nodo che crea lo Swarm è il nodo leader, dopodiché i nodi vengono generati al cluster. Tutti i nodi che non sono il leader sono automaticamente dei worker. Quindi io qui sto di fatto forzando l'esecuzione del nodo 1.
Chiaro è che se il nodo 1 per un qualsiasi motivo viene riavviato o normalmente riparte il servizio Docker, perde il suo ruolo di leader che viene assegnato a un altro nodo e a quel punto tutti i servizi, tutti i container vengono spostati in maniera coerente per mantenere il servizio. Allora, qui in realtà ho fatto una modifica. Questo è per esempio l'immagine MySQL 8031. Per ora ignorate questa riga, la vedremo in dettaglio un attimo più avanti. Anche qui do l'host name, qui gli do anche un comando, ovvero quando esegui questo container, oltre a eseguire il comando di avvio, esegui anche questo. Posso innestare un pezzo di comando. Anche qui, network di backend, la trasposizione della porta. Qui, per esempio, c'è la parte di assegnazione delle variabili d'ambiente. Per questa immagine MySQL esistono queste variabili d'ambiente e io le utilizzo per definire il database, un utente applicativo che ha la sua password, mentre la password di root è quest'altra. Vado a separare la parte dei dati, quindi dei data file, con un punto di mount, la parte di config con un altro punto di mount, un altro volume. Anche qui le repliche, scusatemi, le policy di restart e le repliche. E il constraint, ancora manager. Nel caso dei database, fate molta attenzione. La replica per un database, a meno che non sia in grado di gestire il discorso della scalabilità come lo facevamo prima e tendenzialmente per gli RDBMS attualmente in giro non mi viene in mente un esempio, questa cosa, la replica non può essere altro che una, perché per quello che dicevo prima non è possibile avere volumi replicati nativamente da Docker. Ma se ci pensate un attimo, anche se fossero replicati, saremmo comunque nei guai, perché il database non è concettualmente pensato per avere più di un solo master sui suoi data file. Voi non potete far partire due istanze di SQL Server che fanno capo agli stessi data file, perché banalmente avete i lock sui file, quindi il rischio di corruzione a quel punto è elevatissimo, tant'è che per questi scenari, come dicevo prima, in realtà sono i software stessi che vi mettono a disposizione la modalità in cluster, per cui se avete SQL Server dovete creare due istanze che sono due servizi separati, ciascuno con il suo stream, ciascuno che viene configurato per far parte del cluster, e a quel punto la configurazione, diciamo, la clusterizzazione viene gestita a livello del SQL Server, non è gestita a livello di replica di Docker. Non so se è chiaro il punto. Scusa. Se ho capito bene, i database non converrebbe gestirli su Docker. Esattamente. Ah, esattamente. Okay. I database funzionano su Docker e ha senso utilizzarli su Docker, ma soltanto come ambiente di sviluppo, testing, come qualcosa per cui, ok, serve un pezzo, quel pezzo, quella funzionalità dall'infrastruttura la tiro fuori da Docker che tanto può farlo, ma non ci metto niente in produzione. Ok. Ma questo Docker Compose sarebbe Swarm per usarlo in produzione o sempre in ambito sviluppo? No,
Allora, il Docker Compose, non, il Docker Compose lo utilizzi per staccare tutti insieme questi container. Per come ho intenzione di usarlo, in realtà lo utilizzeremo all'interno dello swarm. Ti faccio vedere. Fammi soltanto finire un attimo questa di piccola digressione. Quindi, nel caso della dashboard Grafana, anche qui niente di nuovo rispetto a quanto abbiamo detto, e poi Adminer. Ok. Ora. Vedete che Docker mi crea questi tre oggetti qui. Andiamo a vedere un attimo che cosa è successo a livello della macchina. IP address, scusate. Altra refconfig. Allora, questa è una macchina virtuale standard su Google Cloud, quindi fornita della classica loopback e della classica interfaccia di rete col suo indirizzo IP. Docker si è creato la sua interfaccia. Che cos'è quell'interfaccia? È un bridge. Quindi qui andiamo a rivedere il discorso del bridge che viene creato automaticamente da Docker per far comunicare i servizi. Quello che vi dicevo prima della funzionalità di encrypt, se volete che venga fatta anche a questo livello, qui dovete fermare Docker, distruggere questa interfaccia e poi ricrearla in modo che venga gestita la configurazione della crittografia. Come dicevo, personalmente non sono convinto molto della utilità di questa cosa nel momento in cui invece posso gestirla a livello dell'applicazione, secondo me è più efficace, considerato anche che nella documentazione di Docker l'utilizzo della cifratura a livello della network di Docker viene considerata comunque un carico di rete, non, scusate, un carico computazionale non banale da gestire. Quindi nel momento in cui arriviamo su Docker possiamo listare, in questo caso listare le reti, listare i volumi, listare i container. Ovviamente avete l'help di tutti i comandi che potete utilizzare. A questo punto facciamo per esempio come utilizzare la ricerca. Qualcosa che vi viene in mente? Un software che vi viene in mente? Su Google, cioè, ci possono essere gli Excel, quello che allora, dicevi all'inizio serata, che sono autoconsistenti. Allora, l'Excel in realtà no, nel senso che tendenzialmente parliamo di container che erogano servizi verso l'esterno, quindi puoi immaginare qualcosa che sia una web UI,
un processo che gira in background, un qualcosa che non abbia un'interfaccia grafica dal punto di vista applicativo. Quindi non ci trovi qualcosa tipo Office. A meno che qualcuno non faccia una sorta, diciamo, potresti trovarci Office 365 se Microsoft lo rendesse disponibile, ma questo non credo avverrà a breve. Ok. Allora, per coerenza, Postgres. Postgres. Come vi dicevo, non ne troverete uno. Vedete? Postgres. Questa è l'immagine ufficiale. Non è detto che la troverete necessariamente per il software che state cercando. Troverete sicuramente però qualcuno, Bitnami in questo caso, che ha fatto la sua versione di Docker con le sue particolarità. In questo caso è una versione automatizzata. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Questa per esempio è un'immagine ardenizzata, quindi mi aspetto che la sicurezza sia stata presa in seria considerazione, tutte le best practice seguite. Quindi potete installare la vostra versione. Quando avete trovato la versione che vi piace, gli dite, per esempio, Bitnami. E lui prende e scarica. Vedete quei numerini lì? Quei numerini lì, intanto l'ha già scaricata, costituiscono i layer delle immagini. Cioè, in realtà, quando lanciamo questi comandi qui, Docker fa quell'operazione che noi gli stiamo chiedendo, ma praticamente crea un layer, uno strato, che ha un suo ID. Per cui nel momento in cui noi decidiamo, per esempio, di modificare la nostra immagine, lui crea un fork che però parte dal punto in cui noi abbiamo generato l'interruzione. E a quel punto l'immagine differisce soltanto del delta. Detta in un altro modo. Se io qui faccio questo, non so che ci installiamo. Django. Ok, che cosa è cambiato? È cambiata una riga. In realtà è cambiato fino a qui, è tutto uguale, quindi fino a qui i layer sono gli stessi, qui i layer differiscono, quindi a questo punto io avrò due immagini che fino a qui sono uguali e fanno riferimento allo stesso layer, ma poi si distaccano e differiscono soltanto per il delta. Quindi quando io poi vado a buildare l'immagine, lui le prime tre righe non le fa, parte direttamente dall'esecuzione fatta fino a lì, dall'ultimo layer applicabile, e poi applica la differenza. Chiaro? Un po' come Git per i branch. Quando stacchi un branch. Esatto. Esattamente. Solo che in questo caso non hai più la, non puoi fare la merge. Ok. E chiaramente il fatto di partire dallo stesso layer
mi permette di risparmiare un sacco di tempo per quello che riguarda la build. Considerate anche che potete farvi la vostra versione e poi utilizzare la vostra versione per fare un'altra versione. Ci arriveremo. Quindi nel mio caso posso dire MyPython per costruire MyApp e MyApp utilizza from MyPython. Lo vedremo. Quindi ho fatto la pull, molto bene, a questo punto Docker exec, Docker run, minuti, che cosa gli sto chiedendo? Gli sto chiedendo di avviare un container run in modalità interattiva, quindi pretendo di avere una shell di questa immagine utilizzando questo interprete dei comandi. No, non gli è piaciuto. Questo qui sarebbe, diciamo, in questo caso è come il print hello world senza il while. L'ha fatto, è andata su ed è morta. Probabilmente questo è morto perché non gli ho dato le variabili d'ambiente necessarie per fare perché questa operazione avesse senso. Probabilmente questo ha uno script che verifica che ci siano quelle variabili d'ambiente se non le trovo muore. Perché per esempio se io faccio fatto prima, detto che esistono i sistemi operativi, uno per esempio è Alpine, è un sistema operativo estremamente minimale. Slike esiste, come dicevamo, ok? Se io prendo lo stesso identico comando, almeno di, scusate, una distrazione da parte mia. Vedete, stanno girando. Gli ho dato una direttiva che è in contrasto, cioè il run con il meno D che è come detached. Quindi nel momento in cui stacchi il container, mi stacco dal container, il container vive di vita sua, vive di vita propria e va avanti per conto suo. Quindi a questo punto per accedere non è più run, ma è exec. T, a questo punto non gli do l'immagine generica, ma il container che è effettivamente in esecuzione, in questo caso 90. Un dettaglio, gli id in Docker sono validi purché univoci, ma non è necessario che siano completi. Cioè, per entrare dentro il container, senza questa funzionalità, io dovrei scrivere questo. Ok? Perché questo è l'id del container. Sto girando solo due container e uno inizia per 9 e uno inizia per 6, a me basta dire 9 per identificare univocamente un punto. E infatti sono dentro il container. Chiaro questo punto? Sì. A questo punto sono dentro un punto. Vediamo per esempio la differenza. Ci sono processi.
come dicevamo, un container, un lavoro, quindi l'immagine di Ubuntu vi viene fornita senza il multiprocessing, se lo volete è una feature che dovete installare e configurare, ma di suo lui si aspetta che voi mettiate dentro un eseguibile e lo lanciate. Questo è, diciamo, il percorso preferito. Poi, ripeto, avete a disposizione un subsistema operativo, avete una discreta libertà di manovra. Quindi, in questo caso, vedi, ho lanciato lo stesso comando senza nemmeno detached e quindi lui mi collega direttamente all'interno del container. Vedi che ho lanciato lo stesso comando di prima. Il container è un altro. Il run ne ha staccato un altro separato. E in questo caso, scusami, se metti che ti sei sbagliato il comando, mm-hmm. e devi fare l'exec dell'Ubuntu che è già avviato, hai fatto il run, mo ne hai due, mm-hmm. o ne hai tre, mo... però non ti ricordi quale processo sta all'interno di quale container. Per esempio, ne so, il primo Ubuntu c'ha la gestione della rete o del login dell'utente nell'applicativo. Come fai a killare quello giusto senza dove... Cioè, devi entrare per forza in tutti i processi che c'hai attivi e vedere quello che c'hai, il servizio che tu vuoi mantenere. Sì e no. Sì e no. Questo, allora, nel caso in questione l'ambiguità non c'è, perché, per esempio, vedi, in questo caso il meno detached è quello che continua a vivere. Mentre invece l'altro non c'è. L'altro è morto nel momento in cui hai fatto exit. Esatto, perché? Perché, come dicevo prima, in questo caso, essendo non staccato come processo, ma essendo legato alla mia esecuzione, in questo caso l'entry point è proprio bash. Quindi nel momento in cui ho terminato questo bash, ho terminato l'entry point. Quello che dicevo prima, nel momento in cui tu termini il processo di entry point, eccolo qua, exit 0. Okay. Per quello che dicevi tu, invece, il discorso è leggermente diverso. È corretto quello che stai dicendo, potresti dover essere costretto a andarti a guardare container per container se non sai qual è, però tendenzialmente, diciamo che se hai costruito la tua applicazione per rispondere a delle funzionalità, teoricamente ci dovrebbero anche essere delle peculiarità che ti permettono di distinguerli. Tipo, per esempio, il numero di porta. Ok? Ok. E comunque... avete a disposizione i log... usateli, nel senso, nelle vostre applicazioni, comunque in generale, se avete comportamenti specifici, sarebbe comunque opportuno che il vostro sistema di logging scrivesse da qualche parte qualcosa che vi aiuti nel distinguere. Ok? Mm-hmm. Per esempio, potremmo dire... allora, io per esempio mi sono preso un MySQL che espone la porta 3306 e 33060. Gli ho detto che la mia working dir è root,
e gli ho detto: aggiungi a questo container la create table e la load data in InPDB. Dopodiché dai i permessi di esecuzione al load data in InPDB. In realtà c'è un errore che devo correggere. Come dicevo prima, Docker build, riprendo la sintassi qui, in realtà la sintassi, le sintassi le trovate qua dentro. Quindi, vi faccio vedere anche il discorso del multitasking. Ok, quindi lui è partito da MySQL, ha fatto queste operazioni, vedete che per ciascuna, tra l'altro qui ha usato la cache, quindi probabilmente ha trovato dei pezzi magari di altri tentativi che avevo fatto. E ha creato la sua versione dell'immagine così come io gliel'ho descritta. A questo punto io posso dire: o lo posso dire così, perché avendo taggato latest, la versione latest è l'unica che può essere richiamata senza ulteriori informazioni. Oppure gli posso dire la versione 0.1. Vedete che qui dentro ci sono gli script che vi dicevo. PS command not found, questa è una cosa che troverete spesso. I container sono, come dicevamo, dei sistemi operativi minimali. È molto facile che non vi troviate le utility che vi aspettate. Quindi, in questo caso PS non c'è. E dunque, che cosa gli ho chiesto di fare? Beh, ho chiesto, per gentile concessione della Banca d'Italia, di prenderci un po' di tassi di cambio nel corso degli anni e dei mesi, e quindi una serie di chiamate per andarsi a scaricare i file CSV, per poi andarsi a creare una tabella popolata di dati. Quindi questo significa che io qua dentro non l'ha fatto. Perché è andato in sovrascrittura sul CMD. Allora, qui c'è da fare una considerazione. Nella esecuzione del comando che
manda sul vostro container, voi avete due comandi distinti, due direttive diverse. Una è CMD e una entry point. La CMD può essere sovrascritta, mentre l'entry point no. Quindi in questo caso il mio sospetto è che in realtà entry point in SQL abbia sovrascritto il esecuzione, non abbiamo. E infatti eccolo qua. Non è riuscito ad avviare MySQL D. Evidentemente ho commesso qualche errore nel far avviare il servizio. Verosimilmente non ho passato le variabili d'ambiente anche qui. Vedete che è uscito con exit code 1, quindi in stato di errore. In questo caso ho un problema dal punto di vista del debug, perché qui l'unica cosa che posso utilizzare è il log. In questo caso il log, vedete, è il risultato delle curl. Non ho messo logging. Ma lui mi sta dicendo che c'è un problema sulla linea 44. Ok. Che sciocco. Ho commesso un errore qui. Perdonate. Come dicevamo, il bello della diretta. Però così hai già staccato tre immagini dell'applicativo e le stai avviando di volta in volta. Sì. E il tag latest deve essere sempre ripetuto, altrimenti restava sullo 01. Sì. Assolutamente corretto. Vedete che comunque l'utilizzo dei numeri di versione, ripeto, le peculiarità delle immagini permettono poi di capire qual è il punto. A parte il fatto che poi lui comunque dà dei nomi, come dire, di testa sua alle immagini, a meno che non glielo forziamo noi. Elkin Robinson mi piaceva come nome. Quindi abbiamo detto, scusate, da container logs e 4.1. Notte di pilata. Qui probabilmente c'è da rivedere un attimino lo script, che cos'ha che non va.
perché all'OD di Big Data c'è arrivato. Ah, certo. Che stupido. È giusto. Non può farlo. Ti credo sulla parola. Allora, io che cosa gli ho detto sul container? Un container, un comando, un processo. In questo caso io sto dicendo nel mio Docker file, guarda, il processo che tu devi eseguire è il mio script. Quindi, il mio script che cosa fa? Va sul sito, va a Banca d'Italia, si prende un po' di dati e li scrive su file. Dopodiché si genera gli script per trasformare i CSV che mi ha dato Banca d'Italia in query per poter popolare il DB. Si crea la tabella, ok? Ma questo parte da MySQL, ma fa l'override dell'immagine. A quel punto la mia esecuzione è la mia, è il mio script. Non esiste nient'altro che sta girando, MySQL compreso. Ho capito, praticamente tu nell'avviare questa immagine hai in un certo qual modo killato MySQL. Cioè hai sovrascritto MySQL con l'esecuzione del tuo script. E quindi quando tu gli vai a dire salva la tabella, lui non sa dove deve andare. Se vado qua dentro, vediamo se la riesco a trovare a bruciapelo, eh? Questo è lo script, questo è il Docker file che utilizza MySQL 8, ok? Vedete? From Oracle Linux run env serve per settare le variabili d'ambiente. Run ancora altri comandi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Essenzialmente il Docker file questo fa. Variabili d'ambiente e run. In questo caso ci sta dicendo che si aspetta un volume in caso dentro varlib MySQL e che c'è un Docker entry point qua dentro, ma lui si aspetta di poter lanciare MySQL D. Chiaro? Quindi nel momento in cui io sono andato con il mio entry point, ho sovrascritto questo. Perché a meno che qui dentro non ci sia scritto che viene installato anche un sistema di gestione di processi paralleli, qui i processi paralleli non ci sono. Siamo ritornati in maniera un po' estremizzata, ma al DOS. Quindi questa immagine non può funzionare. Ops, va bene, non ci scoraggiamo. Quindi passiamo a un altro pezzettino. Quanti nodi fanno parte di questo? Cioè, quanti nodi formano un cluster? E lui risponde, guarda, non c'è nessun cluster. Vuoi un cluster?
Poi molto bene, abbiamo il nostro cluster formato da un nodo, lui, che è anche il leader. Come facciamo ad aggiungere gli altri nodi? L'avevo detto che era una scemenza. È tutta qui. Ovvero, su tutti gli altri nodi che volete facciano parte di questo cluster, non dovete far altro che installare Docker e a Docker dire, guarda, collegati a questo cluster qui. Questo è il token per collegarti, l'IP è questo qui. Punto. Questo è quanto. Quindi, se io adesso mi collego in SSH cioè, scusami, su tutte le macchine virtuali io lancio un'istanza di Docker e poi la collego con quel comando. Mm-hmm. Ah, giustamente. Devo aver installato Docker. Chiaramente questo devo dargli anche il sudo. Che vedete, mi risponde questo nodo si è collegato con my worker. Quindi, se io adesso torno qua dentro e gli dico lista i nodi, eccoli qua. Facciamo danni? Lo posso lanciare da tutte le istanze o solo dalla principale? Che cosa, scusami? E le informazioni sui nodi, i comandi che stai mandando ora. Allora, l'init è, diciamo, del leader. Il leader poi ovviamente può cambiare nel tempo. Dopodiché i comandi che gestiscono lo swarm possono essere lanciati solo dal nodo master, dal leader. I nodi worker ricevono soltanto le richieste di far partire e fermare container. Tra virgolette, non sono interessati alla gestione dell'informazione del cluster. Quella è un'informazione che risiede nel master. Ok. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, sì. Vedi? Adesso lo sto facendo dal 2 e lui mi sta dicendo questo nodo non è lo swarm manager, quindi io non posso dirti la lista dei nodi perché quella è un'informazione che riguarda il manager. Vedo Ennio, un'imprecisione da parte mia. Il nuovo master va eletto. No, il master, perdonatemi, errore da parte mia. Il master è il master nello swarm. Non può essere altro che quello che è stato dichiarato. Quindi nel caso tu installi il leader sul nodo 1, il nodo 1 è il leader.
E lo rimarrà a vita. Cioè, anche lo se tu lo killi. Esatto. E l'unica cosa che puoi fare è dire al nodo 1, promote PG 002. A questo punto i leader sono due. A questo punto l'altro è reachable, quindi è vivo. Quindi a questo punto andiamo a far danni. Questo adesso non mi risponde più perché ho tirato giù il servizio. Adesso questo. Is a Radiant Manager. Ok. Quindi dal leader, prima di tirarlo giù, devi, diciamo, promuovere come reachable almeno un altro nodo. No, diciamo che tu dovresti avere 5 nodi, di cui 3 leader, per esempio. Okay. Per evitare problemi di crash, che se casca il master è un disastro, se ce n'è uno solo. Sì. Diciamo che il discorso è che i container che sono all'interno dei worker continuano a vivere, perché i nodi worker hanno ricevuto indicazione dal master di far girare quei container, non hanno ricevuto indicazioni diverse, quindi i container stanno lì e vanno. Ma a quel punto ti perdi completamente il discorso di orchestrazione, cioè bilanciamento del carico, inteso come ho troppi container che girano su un nodo e lo devo scaricare, perdo tutta la parte di gestione delle risorse. A quel punto è come dire, rimane nello stato in cui ha visto l'ultima volta il master. Ok? Come se rimanesse frizzato. Quei container che girano, lavorano, ma lo stato non è più possibile Non c'è più l'orchestratore. modificare. Esatto. Quindi conviene avere più orchestratori, più master, in modo che se uno ne muore rimangono comunque in piedi sufficienti nodi master per poter continuare a gestire il cluster. Immagino che questo sia prende più risorse sulla macchina. Ma relativamente, perché comunque il master, lo swarm non è un orchestratore particolarmente complesso, nel senso, è inteso per essere un orchestratore appunto semplice, facile, direttamente contenuto nelle installazioni Docker, quindi questa facilità ha chiaramente il prezzo di poche funzionalità di fondo. Ok? Quindi in realtà poi comunque non è particolarmente pesante come carico ulteriore. Dall'altra parte, sì, comunque c'è chiaramente tutta la gestione delle comunicazioni tra le parti, per cui è chiaro che se hai un nodo worker che, come dire, deve solo staccare container, è chiaro che comunque quel poco di risorse comunque ce l'hai in più. Ha senso usare Docker Swarm in produzione perché ho sentito che aveva perso un po' di appeal o comunque è sempre mantenuto bene? Vedi, comunque questo è un Docker Daemon che sta girando tra l'1 e 13 più e lo 0,3, quindi
è particolarmente oneroso. Allora, per rispondere alla domanda, dunque, so di aziende che lo usano in produzione. Non chiedetemi i nomi, però sono poche, nel senso che nel corso della mia carriera lavorativa ho lavorato un po' con svariate aziende e solo una ho avuto notizia di questa cosa. Ripeto, in produzione dipende che cosa vuol dire, perché se la richiesta è erogare una serie di applicazioni semplici che non hanno bisogno di particolari complessità, allora Swarm vale la pena di essere considerato. Altrimenti, devo dire, Kubernetes è lo standard de facto per gli orchestratori, posto che comunque ne esistono altri, comunque esistono altre piattaforme di containerizzazione. Docker non è l'unica piattaforma di containerizzazione. Diciamo che questo rispecchia un po' il mondo Linux, per cui in realtà per un task esistono n software e n modi di fare. Ho risposto alla domanda? Mi sentite? Sì, ti sento. Dicevo, non so se ho risposto alla domanda. Per come l'ho capita, sì. Poi penso che anche Nick l'abbia capita. Quindi, Andrea, sostanzialmente tu dici, ok, se vuoi andare in produzione con questi sistemi, usa Docker Swarm, usa Kubernetes, non usare Docker Daemon di default, cioè Docker normale, no? Su un server, su una virtual machine, per tutte queste cose che appunto ci hai raccontato, giusto? Il discorso è che esiste sempre il concetto di HA, ovvero High Availability. Cioè, nel momento in cui si va in produzione, dovrebbe essere sempre un servizio in grado, per dare il gergo, di reggere botta. Nel senso, deve essere in grado di gestire e non cadere in caso di fault. Poi il livello di fault, la quantità di fault che si vogliono gestire è un altro paio di maniche. Però tendenzialmente se io ho un nodo singolo, succede una qualsiasi cosa a quel nodo, io non mi perdo un pezzetto, io mi perdo tutti i container che stavano lì dentro, possono essere decine. Quindi ritorno un attimino. Sì, però nell'idea, no, di avere una pipeline magari di che ti builda in automatico il tuo codice, no? Magari avendo dei, come dire, dei volumi montati magari sulla macchina e poi backuppati nel resync, no? Cioè, anche se ti va giù una macchina, sostanzialmente, fai rigirare la pipeline, ti riporti il tuo codice e il tuo container, te lo rilanci, poi ti rifai il backup con il resync e ti rilanci tutto. Certo, è ovviamente un po' più sbatti, no? La domanda a questo punto te la faccio io. È tollerabile questo in produzione? No, no, certo, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con questa tua domanda. cioè, questa è la domanda a cui devi rispondere, certo. Eh no, ma la risposta può anche essere sì. Certo. Cioè, capiamoci. Il mio servizio è a bassa criticità. Prima che
qualcuno si lamenti del fatto che quella macchina è giù, ah beh, passa pure 2 settimane, ah vabbè, allora. No, no, certo, certamente. Se sei, non lo so, il front-end dei biglietti di Italo, eh beh, aspetta. No, sono d'accordo, dipende ovviamente da che tipo di cosa. 3 minuti possono essere drammatici. Certo. Oddio, per Ferrovie dello Stato, un po' di ritardo. Giusto, si parla di bene. Ok. E quindi... Ok. Direi che ci siamo, però, Andrea, mi sa che dobbiamo chiudere qua la serata perché sono le 11:30. Allora vi rubo solo un secondo. Vai. Perché poi tanto ci sarà ancora lunedì prossimo, quindi abbiamo tempo. Perché comunque vi avevo promesso questa, allacciamo le cinture e si parte, stacchiamo questi servizi qua sotto. Quindi il compose che vi ho fatto vedere prima, adesso sto dicendo a Docker tirami sullo stack, che è scritto dentro questo YAML che avete visto prima, il nome di questa implementazione di questo stack è PBG. Sta creando dei network, dei servizi. Fatto la creazione dello stack. Poi vedete, quello è ancora zero, ma non è un problema. In realtà è solo che ci metto un po'. Però adesso abbiamo detto la porta esterna è la 20.000, l'IP della macchina, in realtà è questo, ma per poterlo raggiungere dall'esterno, questo è un cloud provider, devo usare il suo IP esterno. Ladies and gentlemen, grazie. Che vuole un cambio basso. E questo è Grafana. Chiaramente qui dentro adesso non c'è niente, installazione crash note. Però da qui in realtà noi poi possiamo partire perché abbiamo staccato un adminer che si può attaccare a un database. Abbiamo un registry che a quel punto può essere usato nello swarm e abbiamo un servizio di grafana. Una domanda su Docker Swarm, Andrea, prima di salutarci. È possibile fare un'installazione, ad esempio, tra due nodi non in rete locale, cioè tramite internet? Ti faccio un esempio. Noi con Python Biela Group abbiamo due macchine su Contabo che però non possono dialogare su rete locale. È possibile, secondo te, fare un'installazione via internet? Allora... E non è consigliato, immagino, ovviamente, però... Non è consigliato perché in realtà hai un problema legato al cluster. Mettiamola così, questa informazione vi può essere utile in generale. Quindi l'idea è, quando avete un cluster, tendenzialmente numeri dispari e latenza. Che vuol dire? Utilizzate sempre i numeri dispari di cluster per evitare lo split brain e fate attenzione alle latenze, perché i cluster comunicano molto di frequente, una quantità di dati anche molto bassa, però molto di frequente, per capire se sono vivi. Su internet la latenza può essere un problema serio. Io l'ho visto succedere tra Roma e Pomezia, che insomma stiamo parlando delle decine di chilometri,
su Dark Fiber, però anche su sistemi molto stressati. Su internet verosimilmente si può fare, a patto probabilmente di avere IP statici e configurazione di rete opportuna. Ok, ok. Però onestamente sulla stabilità della soluzione, soprattutto perché vedi, per quello che ti ho detto stai violando tutte e due le regole. Ok, certo, certo. Sei sul Python Biella Group, vero? Per farti qualche miliardo di domande. Ah, beh, per questo girate le domande che avete. Pensate, anche perché ci sarà la prossima serata, quindi... Pensate... E la serata domande e risposte? Penso che sarà proprio quella. Ok. In realtà contavo nelle vostre domande man mano. Di solito si facevano alla fine per permettere di fare la discussione, cioè nel senso la presentazione. No, no, ok. Vi ho invitato più volte a fare domande apposta per, come dire, forzarvi un attimo a darmi anche un po' il polso di quanto è stato chiaro quello che ho detto, ecco. Però, secondo me abbiamo capito abbastanza. Io ho anche un pochino di cose più specifiche che mi sono venute in mente mentre facevi vedere il tutto. Discorsi sulla hash, sulla sicurezza delle immagini, sui i vari stage, bla bla bla. Comunque, vabbè. Ma siamo andati un po' in là, quindi io non te le posso fare. Segnatevi tutte le domande, parleremo lunedì prossimo. Segnatele, segnate. O scrivete anche su Telegram, quindi, che poi le leggiamo. Ok. Allora, Andrea, ti ringraziamo tanto per... Grazie a voi, grazie a tutti per l'attenzione. Per questa introduzione molto dettagliata e, insomma... Anche in chat hanno scritto che alcuni già ci lavoravano, ma gli hai chiarito un po' meglio quello che c'è dietro, diciamo, dietro al sipario. Tutto il codice, diciamo, che poi lo metteremo a disposizione in modo che potrete ricostruire, diciamo, lo stack che è stato presentato in questa serata. E anche nella prossima ci sarà, diciamo, proprio l'architettura completa. E anche quello sarà proprio a disposizione sul nostro GitHub per essere, insomma, studiato e per giocarci un po'. E ok, allora una piccola precisazione, scusatemi, c'è un errore nel backend. Questo in realtà è MySQL e basta, non è tutto questo è la prova che avevamo fatto per i repository, per le immagini da repository. La correggerò a breve. Sì, va bene, dai. Tanto in settimana, diciamo che anche il codice non è ancora, diciamo, freddo, ecco. Quindi, ci si ritornerà in settimana. Ok, allora grazie ancora a tutti, e grazie ancora Andrea. E grazie a voi. Ci saremo, insomma, ci sentiremo settimana prossima.